L'emergenza sanitaria che sta attanagliando l'Italia da mesi ha investito tantissimi settori economici. Uno dei più colpiti è indubbiamente quello della ristorazione, che ha già perso molti soldi e che per ripartire dovrà rispettare rigidissime misure di sicurezza per evitare il contagio. E nelle scorse ore è intervenuto sulla questione anche uno chef famosissimo a livello nazionale e volto della televisione, Alessandro Borghese. Che ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Ha infatti sottolineato che ci saranno troppe difficoltà anche quando le attività commerciali riprenderanno a lavorare. E vorrebbe ci fosse un intervento più incisivo del governo. L'assenza dello Stato sta radendo al suolo la ristorazione italiana. Non solo manca sostegno economico a un settore che è il fiore all'occhiello del paese, ma anche le regole per iniziare a progettare la ripartenza non ci sono. Ha poi detto che senza il sostegno statale non sarà facile resistere. Ora siamo fermi. Qui è tutto chiuso. E sto anticipando l'assegno della cassa integrazione ai miei 64 collaboratori. Non potevo permettere attendessero mesi prima dell'arrivo dei fondi a causa della burocrazia. Ma così non si può resistere a lungo. Un altro mese. Se le cose non si smuovono, dovrò decidere cosa fare con il personale, le spese d'affitto e le bollette. Ma è un'evenienza in cui spero di non dovermi trovare, ha aggiunto lo chef di 4 ristoranti. Riaprire sarà tutt'altro che agevole. Secondo Borghese le problematiche maggiori non saranno rappresentate da mascherine o guanti, ma dal distanziamento sociale. Se sarà di 2 metri il mio ristorante passerà da 95 coperti a 65. Ancora sostenibile. Se dovesse essere di più, in questi giorni è stato ipotizzato anche 4 metri, dovrò ripensare del tutto l'attività. Tantissimi ristoratori non saranno nelle condizioni di riaprire. E non sarà facile nemmeno capire quando far sedere vicine 2 persone. Una stupidaggine. Qualcuno dovrà domandare ai clienti se sono parenti e in caso contrario dividerli? Non scherziamo, chi verrà insieme sarà cosciente di quello che fa. Mi preoccupa invece che non possa essere richiesto il distanziamento in cucina. Il fine dining a piatti che richiedono anche 2 o 3 persone per la preparazione. Tantissimi locali hanno cucine minuscole e non potrebbero mai adeguarsi, ha concluso lo chef Borghese.